Si ritorna ai bei vecchi tempi insieme a Davide Ramun in una calda serata di mezza estate, quindi un sogno di un lunedì sera di mezza estate. Come stai, Davide? Non ti Ciao, ciao a senti? tutti, ciao Ah, Gianluca. ok. Sì, ti sento, ti sento. Ero Tutto bene, tutto preoccupato, non ti bene, senti? tutto bene. Bene, tutti i No, nostri no, amici. ho saputo più che altro che... Scusami, no, dico, ho saputo che siete stati a Roma, ero tentato di fare una marcia anch'io, visto che vanno di moda, ma all'ultimo, insomma, a metà strada ho cambiato idea, cioè... A 200 km sei tornato indietro. Vabbè, A 200 cheat. chilometri. Cheat. Ne parleremo con tutti i nostri amici, bentornati, fedelissimi veterani, abbonati, grazie di cuore, nomini iscritti in verde che rinunciano a qualche caffè nell'interesse di tutti, perché tutti vedono le stesse cose. Questa cosa io ci tengo a dirla perché nel mondo di YouTube è un'eccezione più unica che rara, quindi è solo lo spirito di gruppo e la voglia di solidarietà che ci fa andare avanti e la stessa atmosfera che abbiamo respirato a Roma, grazie di cuore a tutti gli amici romani che sono venuti, che hanno passato un bel pomeriggio con noi, tutti i relatori, un bellissimo clima. E io ci tengo anche a sottolineare anche la frequenza, l'energia, le vibrazioni che si respirano quando siamo tutti insieme. Ho abbracciato volentieri un sacco di amici romani e tanti altri progetti abbiamo messo in cantiere. Quindi sicuramente, Davide, preparati perché sulle prossime sarai con noi a fine puntata. Rimanete con noi che vediamo anche un excursus di quello che sarà il buon luglio e agosto insieme a noi, perché non andiamo in vacanza, rimaniamo a dare contenuti sempre con continuità, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, alternando i due canali. Gianluca Lamberti per quanto concerne l'attualità e questo facciamo finta che per quanto concerne le nostre tematiche che ci distinguono da sempre. Grazie di cuore anche a Anna Jay, che fra l'altro poi dovrò sentire perché anche lei ha delle sorprese per noi. Grazie di cuore Victor che ci ha dato una Ok. grande mano anche su Roma. Io direi che interagiremo poco all'inizio, Davide, perché vedo che c'è un po' di ritardo, o non interagiremo per niente, perché effettivamente la connessione stava un po' lasciandoci per strada, ma ha fatto bene Davide a entrare e a uscire. Io direi che insieme ai nostri amici, il buon Mesbet in regia, andremo a raccontare di questa serata, andremo a raccontare anche dalle tematiche di cui abbiamo anche cominciato ad accennare in una puntata che abbiamo fatto proprio con Ramun sulla tematica di Berlusconi, poi c'è la tematica di Cesare, la tematica di Cleopatra, di grande attualità, tutto torna e io direi che siamo anche pronti con i nostri amici. Eine, mi fa un sacco piacere vederti. Allora, vediamo un pochettino insieme ai nostri amici, mentre aspettiamo che Davide si possa ricollegare. Fra l'altro ho fatto anche l'editoriale di sabato, l'abbiamo fatto sul posto, grazie di cuore sia. Ho apprezzato anche molto i meme che abbiamo trasmesso sabato in questa live che abbiamo fatto sul campo poco prima dell'evento dal vivo, quindi ci vedete veramente nel verde di quello che era un bellissimo parco in quel di Roma, Roma Nord, e in qualche modo cercheremo di ripetere l'esperienza, ma io ci tengo a sottolineare che se non l'avete visto, guardate anche l'ultimo editoriale, perché era appena successo il fatto che concerne in qualche modo questo tentativo, così è stato scritto dal mainstream, di colpo di stato stranissimo tra la Wagner, in qualche modo i mercenari, Putin, la NATO e l'Occidente che non hanno perso occasione per dire la loro e tutti i media italiani che hanno fatto una bruttissima figura. Tenetevi anche pronti, grazie di cuore, Aine. Tenetevi comunque pronti perché, proprio perché noi lo paventiamo spesso, c'è aria di cambiamento e potrebbe accadere qualcosa, c'è quell'elettricità nell'aria per cui sembra che qualcosa debba accadere da un giorno all'altro e allora preparatevi perché in caso di aggiornamenti costanti tutto lo staff ha dato anche disponibilità per una maratona, per una lunga diretta che possa in qualche modo dare aggiornamenti. Davide, ti vedo meglio, tu mi senti, mi vedi bene?
adesso è meglio, infatti, perché ho cambiato rete perché non ho ancora la rete fissa e quindi diciamo che adesso ho usato quella che l'altra volta è andata bene, la seconda volta, quindi okay. Dovreste sentire. Grazie di cuore Lucia Buzzi e tutti coloro che rinunciano anche magari a un caffè per mandarcelo in chat con questi super sticker che aiutano sia noi che gli algoritmi di YouTube. Fateci sapere poi chi magari si trova l'iscrizione tolta, chi magari non gli arriva la notifica, perché noi stiamo anche tenendo, stiamo facendo una sorta di report giorno per vedere un po' che cosa capita in quel di YouTube e a breve poi racconteremo delle belle cose, quindi ogni testimonianza è utile al nostro lavoro. E io direi che siamo pronti, qualche minuto accademico è passato, ti passo la palla, cominciamo con questa nostra serata insieme alle immagini, il buon Mesbet, io di tanto in tanto interverrò con qualche domanda, rimanete con noi fino alla fine perché poi ci saranno anche le domande dal pubblico e manca anche poco per gli iscritti ai 65.000. Chissà che qualcosa possa succedere nei prossimi giorni. Vai, ti ringrazio dello spazio, insomma, Gianluca. E niente, ho pensato che, dati gli ultimi eventi storici, perché comunque camminiamo dentro la storia, ho pensato che fosse interessante condividere alcune riflessioni di prettamente filosofia della storia su due persone chiave, nella fattispecie Silvio Berlusconi e Vladimir Putin, che scopriremo avere qualcosa di più in comune rispetto a quella che comunque è stata un'amicizia tanto umana quanto anche politica, visto che proprio in questi giorni si ricorda l'anniversario del sodalizio di Pratica di Mare, in cui Berlusconi sostanzialmente riuscì a portare a casa una partnership, quantomeno una convergenza tra due mondi, quali era l'est della Russia e l'occidente, l'ovest degli Stati Uniti d'America. E comunque a me non interessano le questioni di geopolitica, perché come abbiamo potuto vedere, tutti i grandissimi, come dire, storici piuttosto che intellettuali, no? Alla fine poi vengono sempre sorpresi dalla storia, no? Sabato sono caduti tutti giù dal pero e poi dopo sono cominciate a piovere proprio in mancanza di notizie le metafisiche più surreali, no? Poi mi permetto di dare un consiglio che oltre a quello di non seguire i consigli è che quando qualcuno comincia a sentire, no, le parole in inglese, ecco, c'è odore appunto di fregatura, di cazzata, anzi, diciamolo chiaramente. E questo è una regola universale, una delle poche regole universali che c'è. E quindi per uscire, ecco, dalle metafi, da una parte dalla propaganda, e quindi oramai non è più possibile sentire nulla in televisione perché non c'è niente di vero fondamentalmente, è esattamente l'antitesi. La cosiddetta però controinformazione non necessariamente produce verità. E da una parte è comprensibile perché comunque essere bombardati da bugie va ad alimentare la paranoia. Dall'altra però ci sono anche, diciamo, certi predicatori che pensano più al proprio ego piuttosto che invece a cercare quantomeno di raccontare la verità. Poi non è che sempre si può azzeccare, no? Ed è per questo che, a mio modo di vedere, il modo per uscire, per cercare un attimo di capire che cosa sta succedendo è andare a guardare nel passato. Perché se è vero che la storia si ripete, allora nel passato possiamo trovare una mappa, una bussola per poterci orientare. E inoltre, abbandonando, accantonando, diciamo, le idee personali, perché poi ci sono figure, quali ad esempio Silvio Berlusconi, e Vladimir Putin, che sono troppo grandi, perché grandi sono i paesi a cui essi sono collegati, per poter essere inquadrati in delle categorie. Certamente non possono essere giudicati alla luce di criteri, così dire, per così dire, di etica, no? E anche perché poi bisogna, nel momento in cui si entra nell'etica, bisogna poi dopo allora fare
portare il ragionamento fino in fondo, cioè bisogna capire come ci si comporterebbe, non, come ci comporteremmo noi al loro posto, no? Ma questo non necessariamente nei confronti adesso di Berlusconi o di Putin, ma per qualunque grande statista, insomma, del passato, no? Innanzitutto abbiamo potuto vedere noi stessi che negli ultimi 3 anni il 90% degli italiani era fascista. Quindi, visto che al di là, insomma, dei patetici fantocci, no, che hanno cercato di terrorizzarci, la prima minaccia non veniva tanto dagli organi, tra parentesi, fallici del potere, ma appunto da i nostri amici, i nostri vicini di casa, parenti, no? Quindi persone che non aspettavano altro per portarci un conto, ognuno poi per motivi diversi, e quindi insomma il fascismo, come disse Mussolini, era stato tratto dall'inconscio degli italiani, e ancora una volta quella schifezza che è oggi, che non è nemmeno fascismo, è una degenerazione del nazifascismo in un nazinichilismo, non so neanche come chiamarlo, nazinichilismo forse è la categoria più, è il nome più adeguato, era in realtà dentro le persone, chiaramente è stato suscitato, è stato risvegliato, e appunto è successo quello che è successo. Comunque, per tornare alla puntata, il tempo di Cesare, ecco, perché Cesare? A qualcuno potrà far ridere, no, parlare ancora di Cesare, che è vissuto più di 2000 anni fa, quindi trovargli un'attualità anche al giorno d'oggi. E poi basta sentir parlare di marcia su Mosca che improvvisamente, no, se consideriamo che la marcia su Roma, se Mosca, scusate, è la cosiddetta terza Roma, diciamo che ha solleticato un pochino la fantasia delle persone. Bene, è vero anche poi che la Russia, io ho fatto una puntata proprio da te Gianluca, proprio nel marzo del 2022, che la Russia è strettamente connessa al retaggio di Roma. Questo almeno dal XV secolo d.C., cioè nel momento in cui Ivan III raccoglie da Costantinopoli, l'impero romano era appena crollato, anche la compagine d'Oriente era crollata, e quindi Ivan III raccoglie le insegne dell'impero romano d'Oriente e inventa il titolo di zar, che appunto vuol dire Cesare, no? Cesar, Cesar. E con questa mossa, diciamo, lui è come se importasse nel suo paese tutta una serie di vestigia e di archetipi, no? Che poi sarebbero stati attualizzati, no? Come delle egregore che sarebbero stati poi sostanzializzati, ecco, in un paese però immenso come la Russia. Io in tutti i libri che poi ho scritto sono andato proprio a dettagliare come un medesimo archetipo si sia differenziato come un virus, no? Come un germe, no? In delle varianti, ma con delle strutture che sono, a mio modo di vedere, pressoché le medesime. Non è un caso che anche lì poi dopo Ivan IV, meglio conosciuto anche come Ivan il Terribile, avrebbe poi rivissuto le stesse identiche dinamiche vissute al tempo di Cesare, e che sono tuttora attualissime, come uno scontro importante tra appunto lui, lo zar, e l'oligarchia, che in quel caso era costituita dai boiardi, ecco. E insomma, oggi appunto è cambiato soltanto il nome, no? Però adesso, lasciando da perdere un attimo la Russia, torniamo appunto a Cesare, quello originale. E che cosa c'entra? Che cosa c'entra con Berlusconi? Beh, innanzitutto, quando parliamo di Cesare parliamo anche di guerra civile. Le guerre civili che tra l'altro Cesare ha vissuto sono state due. Tra l'altro con Augusto, quindi dopo la morte di Cesare, ve ne sarebbe stata una terza. Ebbene, la prima guerra civile Cesare l'ha subita perché lui era ancora un imberbe, era ancora un giovanotto, e i protagonisti di Roma erano due figure colossali. Da una parte avevamo appunto Gaio Mario,
e dall'altra che incarnava, diciamo, la fazione dei Populares, e dall'altra Silla, il tiranno spietato, colui che poi avrebbe fatto, colui che avrebbe poi ratificato delle liste di proscrizione. E insomma, non voglio entrare adesso nel dettaglio, perché comunque mi rivolgo a, non mi interessa, insomma, andare a sviscerare, non sono Barbero, per quello potete tranquillamente seguire le sue lezioni, no? A me interessa fare filosofia della storia. Quello che è importante è che c'è una guerra civile. Roma, il cielo della storia, è spaccato tra queste due figure importanti. Da una parte abbiamo chi incarna, diciamo, i Populares, quindi il popolo, oggi chiameremmo sovranista sostanzialmente, all'epoca socialista nel Novecento, no? Socialismo poi, un socialismo di che tipo però? Quello che poi avrebbe partorito il fascismo, no? Quindi un socialismo nazionalista comunque, no? E dall'altra invece chi incarnava fondamentalmente l'uomo delle oligarchie, no? E che trovava espressione nel Senato. Bene, noi abbiamo questo scontro fratricida avrebbe portato alla fine il buon Gaio Mario a soccombere e a dover andare in una sorta di autoconfino, in un esilio, a Cartagine, ossia nell'odierna Tunisia. Questo, una volta che Silla quindi si libera poi di Gaio Mario, improvvisamente, poco dopo, comunque, si ritira. Ecco, nel frattempo che però, nel momento in cui Silla si afferma, che cosa succede? Visto che Cesare era un parente di Gaio Mario e comunque già Silla aveva capito che il ragazzo c'aveva, non era come gli altri, no? E disse infatti che c'erano tanti Mario in Cesare. E insomma, Cesare ha dovuto vivere, per così dire, in sordina, perché rischia veramente la pelle, no? E quindi deve anche scappare. Ebbene, questa storia a me mi è sembrata particolarmente familiare, perché io scrissi il libro su Berlusconi, che ho pubblicato poco tempo, 2 settimane fa. Lo cominciai a scrivere davvero più di 10 anni fa. Non l'ho finito semplicemente perché sapevo che mancava l'epilogo. Adesso che l'epilogo c'è stato, allora l'ho pubblicato, no? Mi ero reso conto che questa storia era particolarmente familiare, perché un'Italia quindi spaccata in una guerra civile, in una guerra fratricida, dove abbiamo delle liste di proscrizione e il leader dei Populares, negli anni 80-90 chiamati socialisti, che è costretto a fuggire e a recarsi in Tunisia, no, è una storia che conosciamo tutti, perché è la storia di Bettino Craxi, che è stato l'ultimo statista, no, l'ultimo grande statista prima di Silvio Berlusconi, e che è stato anche l'ultimo grande capro espiatorio dopo Benito Mussolini. Entrambi, infatti, a ben guardare, Craxi, tanto Craxi quanto Mussolini, no, il Cesare del Novecento, avevano molto in comune. Entrambi sono stati leader del Partito Socialista, e poi dopo che poi dopo è diventato, gli ha voltato le spalle, per così dire. Entrambi sono stati una grandissima penna di un giornale come l'Avanti. Entrambi utilizzarono, tra l'altro, degli pseudonimi in cui firmarono certi articoli. Entrambi avevano una passione per i palcoscenici, no? Se noi pensiamo anche ai grandi, ok, Mussolini lo conoscono tutti, ma pensate anche ai grandi congressi di Craxi, no? Fu il primo a coniugare la politica con lo spettacolo, la teatralità, no? Come non succedeva proprio veramente dai tempi del fascismo. I congressi di Craxi erano incredibili dal punto di vista estetico, e Berlusconi ne avrebbe poi ne avrebbe imparato appunto la lezione. E entrambi avrebbero, tanto Mussolini quanto Craxi, avrebbero comunque unito tutti i cosiddetti partiti in una sorta di listone nazionale gigantesco, e avrebbero fatto valere comunque l'Italia, avrebbero costruito una politica estera molto forte, insomma, sul Mediterraneo, sebbene sempre appoggiata a qualcuno più forte di loro, no? Che poi in entrambi i casi gli avrebbe fatto le scarpe, no? Nel caso di Mussolini con la Germania, nel caso di Craxi con gli americani, che non gli avrebbero perdonato l'umiliazione, no?
l'umiliazione, insomma, quando fece circondare Craxi, fece circondare l'aereo dai carabinieri a Sigonella, no? E quindi quello fu il grande smacco che fece uscire Craxi dall'orbita, insomma, delle persone grate, insomma, gradite agli americani. Insomma, tra l'altro avevano un nome che era Benedetto, Benedictus, mandato dalla provvidenza, mandato dal bene, no? Sommo. Però un nome che era una variante, no? Nome nomen. Uno era Benito, l'altro era Bettino, come se già nel nome ci fosse un segnale che sì, era l'uomo della provvidenza, ma fino a un certo punto, no? E che quindi il confine tra la polvere e la gloria, tra l'uomo della provvidenza e il capro espiatorio universale, era assai labile. Tant'è vero che infatti, tanto Mussolini quanto Craxi sarebbero stati uccisi, lo stesso vale anche per Craxi, proprio nello stesso giorno, la loro carcassa, nel caso di Mussolini, proprio fisica, nel contesto di Craxi, invece quella mediatica, sarebbe stata esposta al pubblico ludibrio proprio nello stesso giorno, tra il 28 e il 29 di aprile, no? Quindi la Repubblica aveva... La Repubblica era stata uccisa per ben due volte, tanto quella fascista quanto quella del dopoguerra fece la stessa fine, con il loro grande leader ucciso appunto e tradito dagli stessi italiani che poco prima l'avevano salutato, no? L'avevano salutato con l'alloro. Ebbene, quindi la storia di, tornando appunto a Crasso, scusate, a Mario e a Silla. Ecco, noi abbiamo quindi da una parte una riedizione di quegli eventi, dove troviamo da una parte quindi l'erede di Gaio, l'equivalente di Gaio Mario, e dall'altra chi? Silla. E chi era Silla se non Antonio Di Pietro? Chiaramente, considerando che Di Pietro era una persona molto importante proprio perché, diciamo, usiamo il termine contiguo all'intelligence americana, no? Ma è chiaramente un eufemismo. E chiaramente passò per l'ennesima volta una lista di proscrizione che andò a colpire, esattamente come quella di Silla, delle persone ben precise. Ricordiamo che l'estetica del potere è cambiata, no? Quindi non si può fare un equivalente tra i titoli, no? Anche perché, benché, attenzione, comunque i titoli sono molto simili, ancora dopo 2000 anni sono molto simili. Comunque sia, diciamo che il potere che ha esercitato la magistratura, nella fattispecie appunto Antonio Di Pietro, è stato quasi come quello appunto di un tiranno. Tra l'altro lo ammise lui stesso pochi anni fa, dove ammise che sostanzialmente tutti quelli che non la pensavano come lui violavano la legge. Ora, se non è questo un caso di abuso di potere, e quindi che cos'è l'abuso di potere se non tirannia? E sta di fatto che le analogie non finiscono qui, perché in effetti dopo che Craxi comunque venne indotto chiaramente dagli avvisi di garanzia costruiti ad arte, no? Perché poi dopo lui ricevette delle minacce, o al di là degli avvisi di garanzia, ma ricevette anche proprio delle minacce, no? E che quindi fu costretto, proprio anche per aver salva la vita, ad andare in Tunisia, quindi nell'ex Cartagine. Lì la grande Roma moriva appunto a Cartagine, no? la sua grande rivale. E lo stesso Di Pietro, dopo aver comunque ottenuto quel risultato, sostanzialmente è andato poi dopo sempre più lentamente scemando, no? Esattamente come Silla, poi, fino a ritirarsi a vita privata, lontano dai centri del potere. Ebbene, in entrambi i casi, comunque, l'eclissarsi di una stella avrebbe visto l'ascesa di un qualcuno di più grande, perché la sconfitta di Gaio Mario sarebbe stata poi vendicata, da una parte, dall'ascesa di Gaio Giulio Cesare, in un nuovo contesto di frattura, dove appunto Roma, le oligarchie avevano sempre più preso il sopravvento in modo metastatico della ricchezza di Roma, e quindi il popolo era sempre più schiacciato. E ovviamente
Cesare non è il salvatore, non è l'uomo senza peccato, è una persona che cavalca in quel momento l'onda, lui stesso che appunto rischiava che gli facessero appunto la festa, diciamo che utilizza tutte le sue abilità per emergere come uomo del popolo. E certo non è soltanto una facciata, no? Il marketing al suo peso, ma comincia a fare comincia a cambiare un pochino le logiche del potere e soprattutto comincia a dare anche qualcosa al popolo, no? Non soltanto gli spettacoli, perché comunque Cesare sapeva benissimo come far presa oltre alle sue abilità dialettica, no? Seconda solo a Cicerone, per ammissione dello stesso Cicerone, quindi non di Davide Ramunno, ma gli spettacoli organizzati appunto da Cesare, per il quale lui fece una serie di debiti, no? Proprio per poter organizzare questi spettacoli, e più alcune leggi, una importante che avrebbe fatto per esempio Cesare, ma che già faceva capire la sua mentalità, fu l'abolizione dell'usura. Quindi questo deve far capire prima che cosa succedeva a Roma, quindi il tiranno, pensate che per paradosso, no? Cesare, quindi il dittatore, il tiranno eccetera, aveva abolito l'usura, invece i dittatori di oggi sono quelli che hanno costruito il loro potere proprio sull'usura, quindi esistono anche vari tipi di dittatori, mettiamola così, no? Mi riallaccio sempre alla definizione appunto poi del più grande storico che ha l'Italia, che è appunto Luciano Canfora, che appunto definì Cesare proprio dittatore democratico in tal senso, nel senso che comunque lui era un dittatore sì, ma con l'appoggio popolare, ma appoggio non fondato sul nulla, appoggio fondato su qualche cosa di concreto, no? Che lui fece per appunto per Roma e che sarebbe poi stato proseguito da Augusto. Ecco, considerate che poi dopo la stessa Roma, nella fattispecie l'oligarchia che aveva soffocato Roma, diciamo che aveva dato parecchi calci in faccia ai populares, e infatti Roma era stata straziata dall'uccisione di due fratelli, i Gracchi, che avevano appunto provato a cercare di porre un argine ai diritti e ai privilegi dei ricchi, insomma di questi oligarchi che a tutti gli effetti detenevano la maggior parte della ricchezza appunto di Roma, per esempio con le leggi Sempronie che andavano volevano andare a limitare l'entità dei possedimenti territoriali e ridistribuirli più in modo equo eccetera, no? Ebbene, la Repubblica, ma questa volta al tramonto, quindi non all'alba, avrebbe conosciuto l'assassinio dell'equivalente dei due Gracchi, che erano stati tribuni della plebe, quindi dei magistrati, era il magistero più importante, ma della plebe, invece nell'uccisione di due magistrati, no? Che erano Falcone e Borsellino, no? E che proprio mentre stavano indagando, in questo caso non c'erano in ballo i possedimenti terrieri, no? Ma la loro indagine verteva sugli appalti, no? Quindi sugli appalti che erano detenuti soltanto da alcuni, no? Quindi vedete che i secoli passano, ma certe figure restano, certe figure universali, no? Sono incarnate e vestite da persone diverse, ma certe strutture restano immutate, con la differenza che più il tempo va avanti, più il coefficiente di globalizzazione della coscienza è interconnesso e più il tempo accelera, no? Quindi, come spiegava appunto René Guénon, che da un'unità qualitativa, man mano che si va avanti, si arriva a una moltiplicazione quantitativa con conseguente e con contestuale, quindi perdita di come dire, energia, no? Per questo che la storia è sempre più grottesca ogni volta, no? Perché ogni volta che si ripete ha sempre meno energia la matrice. Questa almeno è la sensazione mia, la mia opinione. E niente, quindi arriviamo ancora una volta, ma questa volta al tramonto della Repubblica, ancora una volta vediamo emergere l'equivalente di quello che all'epoca fu Cesare, che è Silvio Berlusconi. Abbiamo una nuova marcia su Roma, ma questa volta la marcia è una volata su Roma. Anche lui era stato molto vicino, in questo caso, all'equivalente di Gaio Mario, no? I socialisti. Berlusconi
non era nella politica, se non, o meglio, non aveva l'idea di un partito proprio. Se c'era anzi un partito in cui lui si identificava, era proprio il Partito Socialista di Craxi, no? E lui stesso, quando poi dopo Craxi venne fatta la festa, fu ambiguo. Da una parte sposò la narrativa del mainstream e le sue stesse televisioni contribuirono all'uccisione mediatica di Craxi quando davanti all'hotel Raphael venne organizzata quella pagliacciata delle monetine per distruggere appunto l'immagine di Craxi. Quando poi dopo però Berlusconi capì che chiaramente il prossimo sarebbe stato lui, allora decise di scendere in campo. Fu lo stesso identico motivo per cui Giulio Cesare scese in campo all'epoca, perché appunto lui era diventato una persona molto scomoda, proprio perché non solo per le sue ambizioni ma per le sue abilità. Tant'è vero che quando andò poi nelle Gallie tirarono un sospiro di sollievo, no? Stesse identiche dinamiche di Napoleone, il Cesare dell'Ottocento, che venne prima sparato in Italia, no? Che era l'equivalente delle campagne di Gallia di Cesare, e poi dopo in Egitto, con la speranza di levarselo dalle balle, no? Fondamentalmente, mentre invece sarebbe ritornato più forte. Quindi abbiamo una nuova quindi marcia su Roma, ma una marcia mediatica. Questa volta il potere non ha più bisogno della forza militare, no? Il potere oramai ha scelto nuovi mezzi. Questo l'Italia se n'era già accorto quando, a proposito di colpi di Stato, venne tentato nel dopoguerra inoltrato un golpe da Valerio Uno Borghese, quindi ex capo, diciamo, della decima MAS, quindi l'ultimo baluardo, insomma, dell'esercito fascista, che a sua volta si richiamava la decima, ossia la legione di Cesare. Golpe che formalmente fallì perché di fatto Borghese non è diventato presidente del Consiglio, anche se in realtà infatti questo golpe fu uno dei più enigmatici, perché venne abolito all'ultimo momento, ma nella sostanza riuscì più che alla grande, dal momento che il potere poi sarebbe stato consegnato comunque a persone che appartenevano al gruppo Gladio, che certamente era di estrema destra e che era pilotato, insomma, sempre dagli inglesi e dagli americani, no? Abbiamo avuto infatti Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica, Giulio Andreotti, Cossiga, eccetera, che facevano parte del gruppo Gladio, quindi, cioè, evidentemente, insomma, cambiato, no? Però formalmente il potere non poteva più essere preso come fece per esempio già Mussolini, no? Anche se comunque già la marcia di Roma su Roma di Mussolini fu una sceneggiata, no? Che volta ad impressionare il popolo, ma comunque non, già Mussolini aveva il consenso popolare, no? Ma pensate semplicemente anche al consenso che è stato accreditato a prima Salvini e poi alla Meloni, no? Un consenso facilmente ottenuto dal popolo italiano proprio a seguito delle politiche economicide, per citare il grande Paolo Barnard, no? Delle politiche appunto economicide applicate perché ce l'ha chiesto l'Europa, no? Quindi prima si uccideva in nome di Dio e poi dopo in nome dell'Europa, no? Perché esistono tanti modi per uccidere, non soltanto le pallotte. E quindi questa è la situazione che si è riproposta, ma sotto una nuova estetica trascendentale del potere. Stesse figure, certamente oggi un po' più grottesche, ma per i motivi che sono andato a spiegare. Eppure, se noi andiamo a guardare anche gli stessi profili delle statue, no? E qua chiamo la regia, a Mesbet, prima il volto di Cesare, il busto di Cesare, e poi dopo quello del suo grandissimo avversario. Guardatela benissimo, obiettivamente sembra quasi veramente una variante di Berlusconi, no? Anche lo stesso sorriso un po' beffardo quasi, no? Azzarderei un ibrido Berlusconi-Putin. Sì, ma anche Putin infatti è abbastanza, non hai detto una cavolata, se andiamo a guardare anche Putin. Però cominciamo da Berlusconi, perché poi arriviamo anche a Putin, no? Ecco, Mesbet, se riesci a mandare quella di quell'altro,
non gli do il nome perché mi irrita soltanto a guardarlo. Ecco, questo qui era Pompeo, no? Perché noi ci immaginiamo che all'epoca i grandi guerrieri, no, generali, eccetera, erano dei fighi, no, come Russell Crowe nel Gladiatore, no? In realtà l'avversario di Pompeo era l'avversario di Cesare era Pompeo, che comunque prima di Cesare era lui il numero uno, no? Era lui quello che aveva addirittura anche il record di vittorie, di titoli, di festeggiamenti, no? Per tutte le addirittura lui si faceva chiamare Pompeo Magno perché si credeva l'erede di Alessandro Magno, per farvi capire, e aveva dei titoli comunque che certamente non facevano schifo. Ecco, invece il grande avversario di Berlusconi, che gli ha conteso la scena politica per quasi 20 anni, è stato Prodi. Ecco, se guardate appunto sia Pompeo che Prodi, no? Lo stesso Pompeo era un mortadella antilitteram, se mi consentite, no? Ma diciamo che adesso, al di là delle battute, ecco, Pompeo aveva un curriculum internazionale mica da ridere, cioè tutto lui aveva portato veramente Roma alle porte dell'Oriente e era veramente un generale incredibile, no? Ecco, se voi andate a guardare il curriculum di Silvio Berlusconi e quello di Prodi, vi renderete conto che Berlusconi era un grandissimo imprenditore, ma nel territorio italiano, no? Prodi invece aveva già avuto anche delle missioni, anche proprio in Cina. Diciamo, il suo curriculum era prettamente internazionale, mettiamola così. Poi, chiaramente, nel momento in cui sarebbe stato poi messo a capo dell'IRI, avrebbe contribuito molto ai saldi, chiamiamoli i saldi, no? Tra l'altro, scusami, giustamente vedo anche che si sono sbizzarriti nel trova le somiglianze e invece Zelensky e non ci va troppo lontano, quindi ha un non so che, ma viene messo fra Fratak e Zelensky, però effettivamente lo ricordo. Ho pensato che anche proprio nel fisico, lo vedremo poi dopo con altri personaggi, sarete poi voi a giudicare, magari cioè sono anche io, no, che dopo 8 ore di lavoro vado in carenza di ossigeno. Però diciamo che persone che incarnano lo stesso spirito, o comunque che incorporano nella propria coscienza un medesimo archetipo, un archetipo che è chiaramente spirituale, che poi si sostanzia nella materia, no? Inevitabilmente anche nel fisico dovranno assomigliare, no? Visto che comunque le nostre stesse sembianze sono un'espressione di quello che abbiamo dentro, no? Quindi diciamo che non c'è molto da stupirci, anche se ci dovessero essere delle convergenze anche proprio fisiche, letteralmente, no? Ebbene, noi abbiamo quindi nuovamente anche qua il governo di un paese che viene diviso, no? Da una parte abbiamo il dittatore, no? Perché all'inizio Berlusconi, quando entra in politica, viene subito additato da una certa parte di paese, no? Nella fattispecie la sinistra, quindi che si è arrogata il titolo di essere erano loro i democratici, i repubblicani, erano loro quelli della parte del giusto, e dall'altra invece c'era il tiranno, anche perché poi i problemi che ha cominciato a avere Berlusconi con la legge sono cominciati proprio nel momento in cui è entrato in politica, quindi questo gli va riconosciuto, no? Quindi prima del 94 non ha avuto grossi problemi con la legge, dopo invece ha maturato poi il record del mondo di processi, eccetera, quindi qualcosa vorrà dire, no? Però al di là di questo, nel momento in cui Berlusconi capisce che lui sta per essere decretato come nemico pubblico, no? E quindi non ha alternativa, ed è lo stesso motivo per cui Cesare barcò il Rubicone. L'esercito di Berlusconi però è Publitalia, quindi non un esercito di soldati, ma il fronte si è spostato appunto sulla televisione. Noi oggi, soltanto oggi, abbiamo potuto vedere che hanno fatto la guerra con la televisione. Tutto quello che c'è stato negli ultimi 30 anni era una preparazione a questa agenda che non è un qualche cosa di moderno, non è un parto del XXI secolo, ma era già stata concepita parecchio tempo fa.
ma senza adesso andare all'inizio del Novecento, diciamo che nel 92 quell'agenda era già apertamente consolidata e ha subito, per essere attuata dovevano essere distrutte le ultime due colonne d'Ercole dello Stato, no? Due magistrati, e quindi e la classe politica che con tutte le proprie ombre, con tutti i propri difetti, comunque mai e poi mai avrebbero svenduto l'Italia, come poi sarebbe successo dal 92 in poi, a cominciare dalla appunto dall'approdo del Britannia o altro, no? Quindi stesse identiche dinamiche. È la stessa dinamica anche di Hollywood, di Netflix e di tutte queste serie che usano in qualche modo per andare anche ad intaccare quello che è l'immaginario, no? Perché e certo, perché così, così viene falsificata la storia. Te l'avrei chiesto su Cleopatra, no? Cioè, perché stanno mettendo tutto questo ribaltare i personaggi e farli tutti fare da attori di colore? Perché in qualche modo non è un discorso sull'attuale, ma mirano a intaccare l'immaginazione delle generazioni future, perché quando noi pensiamo a determinati personaggi, noi ora li associamo magari a dei film storici degli anni 70, 80, 90, perché è il film, no? Uno visualizza studiando un personaggio con l'attore che l'ha interpretato, quindi non è da sottovalutare la lotta che fanno al futuro, non oggi. Tra l'altro, a proposito di Cleopatra, questo è un assist che alla Manuel Rui Costa, visto che sono milanista, e Cleopatra, considerate che faceva parte era della famiglia dei Tolomei, i Tolomei derivavano appunto da Tolomeo, che è stato il primo il generale di Alessandro Magno, che si beccò l'Egitto dopo che Alessandro il Macedone morì, no? E quindi il suo impero venne spartito. E quindi sostanzialmente aveva sangue macedone, quindi greco, diciamola, no? Quindi non aveva tratti somatici da africana, mettiamola così, tra parentesi, no? Ma a proposito di Cleopatra, visto che l'hai tirata fuori, Cleopatra è stata la grande amata da Giulio Cesare, e fu proprio lei, fu la femme fatale, no, di Cesare. Perché? Perché lui, tutta la fatica che aveva fatto per conquistare il potere, vince a Farsalo in Grecia contro Pompeo, e tra l'altro, piccolo, quando Cesare vince a Farsalo e quindi sconfigge l'esercito che era più numeroso comunque di quello di Pompeo, più armato, più nutrito, eccetera, no? Vince ovviamente con un colpo di genio, perché schiera l'esercito per il largo, facendogli credere che aveva più soldati di quelli che avesse, no? Quindi era già Cesare, era veramente un genio, il più grande generale insieme o dopo Napoleone. Chiaramente Napoleone nel libro Le guerre di Cesare dice che Cesare era un figo, ma lui era di più. Cosa fa per non inimicarsi quelli che comunque erano soldati romani, no? Quelli di Pompeo. Lì non li fa uccidere, non li fa giustiziare, non li fa punire, ma li assolve e li incorpora nel proprio esercito. Ecco, questa qua è la stessa mossa che ha fatto praticamente Putin, quando appunto l'esercito, la milizia privata, che comunque non era sotto il diretto controllo dello Stato, perché era comunque sempre un esercito di mercenari, quindi minaccia lo Stato, e quindi lui avrebbe potuto in teoria, no? Avrebbe potuto in teoria punirli tutti, no? Invece no, gli ha fatto firmare un contratto con lo Stato, e quindi adesso Prigozhin se l'è preso in quel posto e gli ha sottratto la milizia, che adesso è direttamente dipendente dello Stato, no? Quindi questa è la stessa identica mossa che fece Cesare, nel senso che fu clemente, ma non perché era clemente, non perché era buono, ma perché non si poteva permettere una frattura, no? E soprattutto, ripeto, quelli erano romani ed erano dei soldati incredibili, no? Cioè Pompeo, ripeto, prima di Cesare era il più grande generale della storia di Roma, al pari di Scipione l'Africano, no? Che aveva il grande vittorioso su Annibale, no? Quindi non avrebbe avuto senso ammazzare comunque quelli che erano fratelli, e soprattutto quelli che erano dei soldati fortissimi, che però erano guidati da un generale fortissimo, ma marcio, corrotto, no? Che però apparentemente sventolavano la veste e la toga della Repubblica, no?
in realtà era l'espressione dell'oligarchia, non della Repubblica, che si chiamava però Repubblica. E, quindi stessa mossa, l'ha fatta più o meno, l'ha fatta Putin, no? Io l'altro giorno su un post su Facebook ho citato Tito Labieno, che era uno dei grandi generali, uno dei grandi comandanti che combatté sotto Cesare e che fu anche poi il primo a tradirlo. Proprio considerate che a questo Tito Labieno gli venne affidato anche la reggenza delle Gallie, quindi per quanto si fidava Cesare, no? E poi invece quando marciò su Roma, diciamo, fu il primo a tradirlo e andare dalla parte dei più forti, no? E insomma gli andò male a Labieno, perché poi la sua testa sarebbe stata portata a Cesare, quindi, e Cesare gli fece anche un funerale solenne, no? Per non passare come sanguinario, quindi, diciamo che di marketing era veramente un grande Cesare, mettiamola così. Comunque, tornando a Cleopatra, ecco, Cleopatra comincia però a offuscare, per paradosso, la stella, il marketing di Cesare, ecco, specialmente quando lei approda a Roma, perché approdando a Roma porta alla sua corte, no? Porta alla sua corte e lei, diciamo che lo imbambola completamente Cesare, e chiaramente i romani cominciano a parlare e Cesare comincia a essere venduto, poi grazie anche alle lingue biforcute dei suoi detrattori, no? Come colui che voleva farsi re, quindi Cleopatra regina, no? Tra l'altro regina straniera di un regno straniero. Ecco, quindi questa è la stessa identica cosa che succede a Silvio Berlusconi con il caso Ruby. Qualcuno potrà dire che non c'entra assolutamente niente. Invece Berlusconi era riuscito a tenere il potere più o meno in modo saldo, si era anche cominciato a ritagliare una certa autonomia, no? Nonostante comunque l'Italia fosse sempre un vassallo degli americani. Nel momento in cui la sua immagine comincia a essere intaccata, e quando succede questo? Tra il 2010 e il 2011. Questo gli sarebbe stato fatale, perché nel 2009 cominciano i primi scandali, prima con Noemi, poi con la D'Addario, ma il colpo di grazia alla sua immagine viene dato con il caso Ruby. Considerate che, visto che appunto la storia quando si ripete è più farsesca della prima volta, no? Però non per questo è meno tragica, lo stesso Berlusconi dice che Ruby era la nipote di Mubarak, che è una bugia bianca, no? Per giustificarsi. E Mubarak era il dittatore dell'Egitto, che era stato al potere per 30 anni. Ecco, pensate alla sincronicità, che quando Cesare alla fine si incontra con Cleopatra, e quindi chiaramente afferma la propria autorità, quindi crolla il regime lì in Egitto, un regime che era durato 30 anni, no? All'epoca c'era il faraone, che era Tolomeo XII, e ai tempi nostri invece c'era appunto Mubarak. Quindi abbiamo, anche se ripeto, Ruby non era egiziana, no? Però lo richiama, quindi non c'entra assolutamente niente il legame tra Mubarak e Ruby, però la sincronicità, il crollo da questa foto io, come l'ho vista, ho detto Mubarak, cioè proprio immediato. è uguale, però è curiosa questa sincronicità, che vuole proprio il crollo del regime in Egitto e questa donna che medio orientale, no? Il cui richiamo all'Egitto viene soltanto ostentato in un modo farsesco, no? Che appunto comincia però a distruggere lentamente velocemente l'immagine di Berlusconi, perché emerge poi tutto il dietro le quinte dei festini ad Arcore e con la Bunga Bunga, e quella è esattamente la stessa storia che coinvolge Cesare, che aveva la sua corte, non la chiamava, quindi oggi abbiamo avuto il Bunga Bunga, ma ce l'ha avuto anche Cesare a quell'epoca, la sua corte medio orientale col suo harem, no? Davide, penso che la differenza di età fosse la stessa, e aggiungo, proprio l'immaginario collettivo, però tanta differenza fra Cesare e Cleopatra di età. Cleopatra aveva 18 anni quando l'ha conosciuto, e Cesare mi pare ne avesse 50 adesso, quindi però considerate che
considerate che un uomo all'epoca, cioè uno come Cesare a 50 anni era come, cioè era come se fosse, non so, un settantenne, per come se era stato spremuto, per come era stato spremuto fisicamente, per come era la maturità a quell'epoca. Non c'era, cioè, la chirurgia estetica. Non c'era la chirurgia. E fra l'altro, anche lì nell'ideale, bisogna anche, nell'ideale collettivo, bisogna anche spezzare la lancia, perché poi qualche busto, qualche mezzo busto che ritraeva Cleopatra per com'era, non era poi così attraente per i canoni odierni. Questo non, chiaramente non lo so, perché non l'ho mai vista, però certamente diciamo che... Il naso molto aquilino, un po', diciamo, non era proprio, cioè nel senso, magari Silvio non l'avrebbe proprio voluta nelle sue... Vabbè, Silvio magari, secondo sai, me, era abituato, era più esigente, però secondo me invece no, doveva essere bella, dai, anche più che altro, comunque mi piace pensarlo, dai, mi piace pensarlo, dai. Però è singolare il fatto che queste due donne hanno comunque cominciato a creare delle crepe nel loro marketing, che fino a quel momento era stato sempre perfettamente impeccabile, no? Poi considerate anche quanto è stato investito per creare quel marketing. Cesare investì anche negli spettacoli gladiatori, Berlusconi ha investito nell'equivalente degli spettacoli gladiatori con il Milan, no? Diciamo che poi tanto i romani quanto gli italiani sono sempre stati molto bigotti, no? Quindi potevano peccare, no? Usiamo il termine peccare, tutta la settimana, ma poi dopo in chiesa dovevi essere perfetto, preciso, no? Con la camicia, quindi tutti potevano andare a donne, però non si doveva sapere, no? Cioè, c'erano queste bugie bianche, quindi lui poteva esercitare il potere del re, ma non doveva avere la corona. Pensate a Mussolini, no? Non si è messo la corona per questo motivo, no? Ma di fatto era lui il vero sovrano d'Italia, no? Però guai a mettersi la corona, perché sennò no, l'italiano non vuole, no? Quindi vuole essere anarchico, ma nel contempo ha bisogno del pastore, no? Ha bisogno di Cesare. Questo è il paradosso, che vale non da adesso, vale da sempre, vale proprio da sempre. E quindi che cosa è successo, infatti, nel momento in cui Il buon Mesbet ci ha trovato un Alberto Angela dannata, che ci fa vedere che già non è. Però al di là di quello, cioè, vabbè, Alberto Angela che ne sa della storia. Allora guarda, ti voglio mettere anche questa, basta googolare il busto, lo andiamo un pochettino a vedere. Questa è proprio la prima schermata, ora sulla destra, o comunque qualcuno, vediamo che non è proprio attualissimo come canone di bellezza. Ciò non toglie che, appunto, conto sono un po' le varie rappresentazioni, però questo era gossip, scusa. Diciamo, c'è anche il momento gossip, però appunto quel colpo assestato alla sua immagine avrebbe creato nel giro di un anno le premesse per il golpe, che è stato a tutti gli effetti un golpe, che avrebbe portato appunto Berlusconi a essere disarcionato dal governo, proprio perché appunto l'anno successivo, nel 2011, il colpo fatale alla sua immagine venne dato proprio dalla Merkel e da Sarkozy, quando in quella intervista organizzata la giornalista gli fece la domanda se si potevano fidare del governo Berlusconi, e loro sorrisero, no? Quindi con una smorfia hanno distrutto il governo Berlusconi e chiaramente l'Italia, perché poi dopo appunto è stata commissariata, ecco, no? Dai professori. Quindi quello fu un errore fatale che infatti avrebbe portato ad armare, no, i cesaricidi che poterono finalmente vendere al popolo il fatto che Cesare aspirava alla tirannide. Ed è quello che successe, perché poi, infatti, Cesare sarebbe stato ucciso, Berlusconi no, perché comunque la storia si ripete
sempre, quindi ogni volta la sintesi è più evoluta e incorpora al suo interno tutta una serie, anche le figure successive, no? Adesso mi spiegherò meglio che cosa voglio dire. Anche ma se sarebbe stato, quelle sarebbe stato ucciso del suo dottore lasciano intendere che ecco, qualcuno un senso diciamo di colpa che, ce l'abbia. E diciamo limitiamoci per adesso al cesaricidio nel Parlamento, nel Senato, no? Cioè dove appunto i marescialli di Berlusconi lo tradiscono e quindi il governo cade e quindi lui poi fa buon viso a cattivo gioco e va a stringere a Politano che l'hanno fregato, no? E noi con lui, purtroppo. Però diciamo che le sue idi di marzo, ecco, capitano proprio in quel momento, lì, no? Lui non può nulla perché ormai non è più protetto dalla sua immagine, no? E quindi fu un errore fatale. Però, come dicevo prima, Cesare è soltanto uno dei tanti abiti e archetipi che ha incarnato Berlusconi. Per spiegare meglio questo passaggio mi riallaccio all'unica persona che ho considerato vicino a un maestro, no? Di guru nessuno ne ha bisogno, però di maestri sì. E quella persona era Franco Battiato. In una canzone che si chiama Lode all'inviolato, Battiato spiega questo passaggio secondo me benissimo, no? Quando dice, testuali parole, quanti personaggi inutili ho indossato, no? Ecco, ognuno di noi indossa dei personaggi, ma questa non è una metafora, no? Cioè, la nostra cosiddetta personalità è un mix di vestigia della coscienza, no? Persone che magari anche figure o della nostra famiglia o anche non della nostra famiglia, possono essere anche figure storiche o anche di fantasia che hanno colpito la nostra immaginazione collettiva e che hanno, proprio per questo, proprio perché hanno colpito la nostra immaginazione, scusate, singolare, la nostra immaginazione, sono penetrati nel nostro essere, lo strutturano e si sostanziano in dinamiche vere, concrete della nostra vita quotidiana. Io feci l'esempio proprio madre di Alessandro Magno, che era cresciuto con Pane, Omero e Aristotele, e che lui, considerando che Achille era il suo mito, Achille in teoria dovrebbe appartenere alla mitologia, non è così, però diciamo che quello che dovrebbe essere un supereroe, Achille per Alessandro Magno deve essere un supereroe, l'equivalente di un supereroe, ha ispirato così tanto Alessandro Magno che la sua vita si è proprio svolta esattamente così, come quella di Alessandro, ma come quella di Achille, uguale, no? Anche entrambi presero parte a una guerra che durò più di 10 anni, con una guerra che sarebbe finita con l'incendio della capitale dell'impero nemico, nel caso di Alessandro Magno fu Persepoli. Entrambi vaticinati dall'oracolo di Delfi, quindi come grandissimi condottieri imbattibili in campo di battaglia, ma poi morte prematura, entrambi a 33 anni, entrambi avrebbero perso il loro amante e soldato, no? Patroclo Achille, Efestione Alessandro Magno, che li avrebbe fatti letteralmente impazzire, insomma, dinamiche, no? Quindi attenzione veramente a quello che pensiamo, no? E così pensate non lo so, appunto a Napoleone che voleva emulare Cesare e ha rievocato in modo pressoché identico le stesse identiche tappe, Mussolini, Napoleone, Cesare, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, un'altra delle figure che Berlusconi ha incarnato, ha vestito, è stata quella di Augusto, perché lui ha fatto da sintesi di tutte queste figure, quindi Cesare compreso, ma anche quello di Augusto. Infatti, come lui, considerate che già Augusto era una riedizione di Cesare, no? Era un Cesare complementare, cioè un Cesare non soldato, quindi non era Marte, ma era Apollo. Avrebbe utilizzato l'astuzia e la cultura per governare. Pensate al circolo di Mecenate, no? Con il circolo di Mecenate Augusto consolida il proprio potere, quindi con l'astuzia
fa una serie di alleanze, esattamente come Berlusconi, per tenere il potere, anche alleanze più improbabili, no? Pensate a quella con Bossi piuttosto che con altre figure, no? Ma investe poi in una cultura, chiaramente una cultura di regime, no? Però se pensiamo a che cos'è oggi la cultura di regime, pensate che all'epoca c'era Tito Livio, c'era Virgilio, c'era... Mi viene da star male, no? A pensare a quali erano queste figure qui, no? Ecco, Berlusconi rievoca il circolo di Mecenate col Maurizio Costanzo Show. È Maurizio Costanzo, appunto, è lui che dà la patente a chi è l'intellettuale giusto e chi è quello sbagliato, no? Perché questo che è successo, no? Con il Maurizio Costanzo Show, rispetto chiaramente ai programmi che ne sono venuti successivamente, è stato comunque un programma non completamente anticulturale. Alcuni artisti e persone erano di valore. Il discorso che però erano sempre domesticati, no? Quindi sempre in un recinto. E quindi la televisione viene costruita e figure importanti, quali ad esempio è stato Maurizio Costanzo, per creare una coscienza degli italiani, ma in un certo modo, no? Per fargli guardare determinate cose, ripeto, la patente dell'intellettuale, no? Se non c'era lui, non era l'intellettuale che poteva parlare, no? Pensate infatti a quanti intellettuali o artisti ci hanno tradito, no? Oltre ad aver tradito se stessi, no? Dove sono finiti? Dove sono finiti? L'unico cosiddetto intellettuale che uno ci deve pensare forse cos'è? Sgarbi potrebbe essere un intellettuale, no? Ma Sgarbi è stato dappertutto. Sì, ogni tanto per sbaglio ha gridato qualcosa di vero, ma poi fondamentalmente, no? E fa parte comunque, non è stato certamente un paladino del popolo italiano, mettiamola così, no? Ecco, diciamo che Berlusconi è stato anche Augusto, che tra l'altro Augusto anche lui ha avuto un sacco di problemi di salute ed è stato molto lungimirante, è morto quasi ottantenne, e ha avuto un grosso problema, che è quello del successore, no? Infatti lo stesso identico problema di Berlusconi, ed è lo stesso problema che avanti avrà Putin, no? Quello del successore, cioè nessuno fuori da loro. E ecco, quella di Augusto fu proprio a tutti gli effetti una commedia, perché lui non era nemmeno un soldato, ma anche la sua grande battaglia, dove lui praticamente vinse contro Antonio, in realtà fu ottenuta attraverso un bluff, perché dall'altra parte, diciamo, vabbè, adesso voglio entrare nel dettaglio, comunque diciamo che Augusto ottenne da giovanissimo quello che Cesare ottenne a 52 anni, dopo aver passato tutta la vita a combattere. Lui la ottenne in pochi anni semplicemente con un giro di alleanze, no? E anche colpi vigliacchi. Quindi, però sì, però era molto molto intelligente, era astuto come una volpe, no? E quindi l'investire sulla cultura per poter creare una sorta di identità collettiva, no? Però chiaramente con lui come princeps, che quindi aveva lui il comando del baricentro, gli permise addirittura di non far vedere ai romani quella che fu un'altra guerra civile, no? E venne chiamata, passò alla storia come la Pax, no? Augustea, Pax, che venne comunque fondata sulla morte, per esempio, sull'assassinio di tutti i cesaricidi, no? E quindi lo stesso Augusto, che non aveva, a proposito di milizie private, non aveva l'esercito di Cesare, non era lui un soldato, non era lui un generale, no? E quindi che cosa faceva? Cosa fece per sopperire alla mancanza di un esercito? Lo comprò con una milizia privata. Come vedete, la storia ritorna, no? Una milizia privata, anche se va detto a Putin, che chiaramente tanto lui quanto gli stessi avversari mortiferi, quali sono gli inglesi e gli americani nella fattispecie, hanno sempre più bisogno di milizie private, perché le generazioni del dopoguerra in poi sono sempre state più disabituate
alla guerra e alle proprie logiche. E quindi nessuno va a morire per il proprio paese. Poi attenzione, non sarebbe neanche per il proprio paese, ma per chi? Obiettivamente, pensiamo all'Italia. Cioè, c'è qualcuno di voi veramente che morirebbe per i governanti che abbiamo adesso, che abbiamo avuto? Cioè, piuttosto, se allora devo diventare un assassino, piuttosto vado io allora a Roma, no? Piuttosto che andare a uccidere qualcuno che non ha mai fatto nulla, né a me né alla mia famiglia, che non ha cercato di uccidermi con del veleno, che non mi faceva entrare nei bar, nella scuola o altro, no? Non sono certamente stati i russi, no, ad averci avvelenato nel cuore, nel corpo e nell'anima. Quindi questo è il discorso, no? E quindi diciamo che Berlusconi ha avuto lo stesso poi problema di Augusto e ha avuto dei successori altrettanto, mi permetto di usare il termine, diciamo molto, che hanno sfiorato il patetico, no? Il grottesco. Pensiamo a Tiberio da una parte e a Fini dall'altra, no? Come sono stati quelli che dovevano essere i grandi eredi, poi dopo si sono rivelati come hanno rivelato, diciamo, tutti i loro limiti. Poi c'è stato il turno da una parte di Alfano e insomma dall'altra di Caligola. Però questa sequenza è arrivata fino ai quattro imperatori, no? L'anno dei quattro imperatori, una cosa che è capitata sempre all'epilogo della nostra Repubblica, quando abbiamo visto l'alternarsi dopo il governo Monti, abbiamo avuto appunto veramente quattro persone, diciamo, al vertice del paese, no? Oltre il primo innanzitutto è stato Beppe Grillo, perché dopo Monti, se vi ricordate benissimo, Berlusconi non andava bene perché era lui oramai poi dopo sarebbe stato fregato nel 2013 che non poteva più candidarsi, no? Ma se vi ricordate bene, in Parlamento ci fu un dialogo dove ci fu Bersani, visto che non si era ottenuto una maggioranza, no? C'era Beppe Grillo a fare le discussioni, quindi un non parlamentare che era a parlare sulla la formazione di un governo, visto che il Movimento 5 Stelle prese la maggioranza, no? E quindi di fatto quello fu l'avvento del movimento. Poi un parallelismo tra Beppe Grillo e Giuda, per dire chi ha tradito di più. Te lo faccio invece con Nerone, perché poi dopo sarebbero seguiti appunto altri tre imperatori, Vitellio. Scusate, dopo Nerone sarebbero seguiti Galba, Vitellio, Otone, no? E invece noi abbiamo avuto Letta, Renzi e Gentiloni, no? Però diciamo quella fu la vittoria a tutti gli effetti del... Considerate che Nerone era più un comediante che un politico, no? Anche se non è stato lui ad aver incendiato Roma, ma si beccò la colpa, però diciamo che è passato alla storia come quello dell'incendio di Roma, no? Ecco, considerate che Roma, a seguito della vittoria del 5 Stelle, sarebbe stata poi affidata a un sindaco che vinse il premio Nerone, manco a dirlo, proprio per il record di incendi e di distruzione che ha portato proprio il suo mandato. Quindi è stato, glielo diede il Codacon, quindi non Davide Ramondo, no? Quindi pensate come ritorna in punto empatetico la storia, no? E c'è stato anche lì proprio l'anno dei quattro leader. Comunque lì abbiamo avuto appunto un commediante che, senza essere presidente del Consiglio, ha però ha avuto un'influenza sull'esecutivo, no? Ha esercitato un'autorità proprio sull'esecutivo, pur non essendo membro del Parlamento, pensate, perché era capo del partito, no? Ed è importante perché prima di quattro imperatori, nel contesto di Berlusconi c'era Monti. Mentre invece al tempo della Repubblica, della Prima Repubblica, c'è l'imperatore Claudio. E pensate che questo imperatore Claudio non era lui un soldato, no? Lui era un amministratore che era molto
esperto, diciamo, di economia, tant'è vero che la prima cosa che fece questo imperatore Claudio, che venne messo su con un golpe, aggiungo, e che poi dopo all'inizio, che lui non voleva far parte, no? Lui non, è stato messo al potere senza volerlo, vi ricordate Monti quando disse che non era dei poteri forti, che lui non voleva, che è stato chiamato dal paese che era in una situazione, no? Ecco, stesso identico discorso, e poi salutato dalle persone come il salvatore, il professore, no? All'inizio. Ecco, che cosa fece questo imperatore Claudio? Istituì il ruolo, il titolo, ecco, scusate, di segretario delle finanze, che la prima cosa che fece fu accentrare a sé la gestione dell'erario statale. Monti fece esattamente la stessa identica cosa, infatti lui da presidente del Consiglio tenne per sé, per quasi tutto il suo governo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ok? Quindi perché doveva far passare? È la stessa, cioè io veramente ho avuto i brividi quando, non solo quando ho visto Monti, ma a vedere tutte queste analogie, perché non è una serie di analogie, cioè proprio è veramente la struttura ontologica della storia che si ripete ma in un modo molto più veloce, no? E quindi uno non fa in tempo a rendersene conto, no? Ma sono le stesse identiche dinamiche, non possono essere delle casualità. Sono più convinto, ripeto, diciamo che nel momento in cui si fanno delle previsioni, queste previsioni sulla base di modelli e paradigmi del passato accadono, non possiamo scartarle, perché è così che dovrebbe funzionare, per esempio, la scienza, no? Quindi con delle ipotesi che poi dopo, se si avvalorano, allora chiaramente diventano poi quelle ipotesi delle leggi. Quindi questo secondo me è molto molto interessante, perché l'abbiamo rivisto proprio pari pari. Quindi Berlusconi riveste non solo quindi la figura di Cesare, ma anche quella di Augusto, no? E ci sono poi, se andiamo a vedere poi la sequenza, arriviamo fino poi alla peste Antonina, no? All'avvocato del popolo, al successore dell'avvocato del popolo, e qua adesso chiamo dalla regia il buon Mesbet, se mi fa vedere la statua di quel tizio con la barba, non voglio adesso svelare subito il nome, che voglio lasciare un po' di suspense. L'altra, bravissimo, eccola. Ora guardatelo in faccia e ditemi a chi assomiglia. Ditemelo, a chi assomiglia? Guardatelo bene, dai. Io l'ho visto alla ruota della fortuna. Bravo Gianluca, ci sei arrivato. Ora ve lo svelo io. Questo è Commodo, non è Salvini, avete detto Salvini, qualcuno ha detto Salvini. È Commodo, che tra parentesi è lo stesso imperatore, conosciuto anche per essere l'Ercole romano, no? È lo stesso imperatore che si vede proprio nel film con Russell Crowe. Lì l'attore è un figo, nella realtà invece era così, e che era conosciuto proprio per essere un gladiatore, ma un gladiatore fittizio, no? Perché chiaramente vinceva gli incontri perché lui era l'imperatore, quindi non è che potevi vincere. Fino a quando però poi dopo sarebbe stato fatto fuori, diciamo che lui era l'uomo del popolo. Ecco, noi oggi il nostro Commodo metteva le felpe. E all'epoca invece le felpe di chi? Delle forze dell'ordine, di quella di quell'altro, e mentre c'è all'epoca quello la metteva la felpa del gladiatore, ecco, era la stessa identica cosa, no? Amato comunque dal popolo, amato dal popolo, ma odiato dal Senato. Tanto è vero che infatti è esattamente la stessa cosa che è successa, no? Infatti poi Commodo sarebbe stato, tra l'altro sarebbe stato un piccolo grande nemico dei tedeschi, dei popoli della Magna Germania, erano i Marcomanni, no? Ecco, noi dall'altra parte abbiamo avuto invece Salvini, che a parole è stato uno dei più grandi detrattori della Merkel, no? Che già nel cognome, infatti, riveste proprio anche nel cognome nomen omen, proprio il suo ruolo storico, il retaggio dei Marcomanni. Pensate che Merkel deriva infatti in tedesco da Markermann, cioè l'uomo del confine. Infatti i Marcomanni erano gli uomini del confine,
no? Cioè oltre i limes dell'impero, no? Quindi abbiamo le stesse identiche dinamiche dove appunto comunque Comodo riesce un po' a limitare queste popolazioni, però alla fine, insomma, fondamentalmente gli italiani se lo sono beccati, no? E insomma alla fine poi sarebbe stato travolto comunque anche lui. E nella storia Comodo viene ucciso a tradimento appunto dal Senato. Noi invece abbiamo avuto, non è stato ucciso, ma è stato semplicemente disattivato, no? Con quella sotto ricatto, chiaramente sotto ricatto, ha fatto cadere il governo perché appunto doveva succedere quello che doveva succedere. Quindi cercate di capire. E va bene, quindi c'è stato anche quindi un'alternanza uguale, no? Identica, pressoché identica, addirittura lo stesso Commodo ha avuto un amante, una donna molto importante che avrebbe rivestito un'autoritas sullo stesso Commodo, condizionando la politica proprio di Roma dell'epoca, no? Che era Marzia, e noi invece abbiamo avuto insomma Giorgia. Però vabbè, concedetemi, non posso approfondire troppo, è per questo anche che dovete comprare i libri, perché non posso spiegarveli nel dettaglio, no? Però diciamo che ci sono delle dinamiche che sono molto 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 o meglio, le sincronicità e le analogie sono veramente incredibili, se già, solo credetemi. Poi a proposito del nome nomen, mi sono dimenticato di dirvi prima che potrebbe essere quasi una regola, se pensate anche allo stesso non lo so, prima abbiamo analizzato il nome di Benito, no? Benedetto, Bettino. Napoleone vuol dire leone del deserto, per esempio, no? Se pensate che la stella di Napoleone è sorta proprio in Egitto, perché lì poi dopo la campagna d'Egitto, che fu comunque un disastro dal punto di vista militare, dal punto di vista culturale, qualcosa di incredibile, ma quando Napoleone torna dall'Egitto, lì comincia la sua scalata, no? Quindi veramente la sua stella è nata nel deserto, tra parentesi, dopo che è entrato nella piramide di Cheope, e che sono successe delle cose strane, magari una volta ci faremo una puntata. La stessa identica cosa, ecco, è incredibile come il nome in effetti si sia rivelato come un portatore di un fatto, di un segreto. Pensate anche a Berlusconi, no? Anche al suo carattere, al suo personaggio. Berlusconi anche sembra proprio come il cognome, sembra proprio un anagramma di burlesco, no? O burlesche. Se pensate veramente, è stato esattamente così. Mentre invece se andiamo ad analizzare il nome, Silvio, noi agli albori dell'antica Roma, abbiamo avuto lì, appunto, Silvio era proprio il figlio di Enea, uno dei figli di Enea, e che subentrò proprio, si chiamava Silvio tra l'altro proprio perché venne nascosto dalla madre, venne nascosto nella foresta, selva, no, da lì Silvio, perché temeva appunto che gli facesse la festa Iulo o Ascanio. E comunque alla fine poi Silvio sarebbe diventato il, diciamo, l'antenato, insomma, dei re di Roma, no? Che appunto discendevano dalla rea Silvia, ecco. E quindi questa alternanza tra Iulo e Silvio l'abbiamo vista non solo agli albori della storia di Roma, ma anche al tramonto, con l'alternanza tra Iulo o Giulio Andreotti, il divo, no? Il divus, e Silvio Berlusconi. Infatti poi il buon Silvio Berlusconi sarebbe stato colui che avrebbe ottenuto il record per anni, non per il numero di mandati, ma per gli anni in cui è stato al potere, no? E insomma, sono curiosità che però, insomma, nel contesto qualche cosa vogliono dire. Niente, abbiamo visto come la storia della Repubblica Italiana rievochi le stesse dinamiche della Repubblica di Roma, ma alla luce del tramonto. Quindi, ma la struttura è praticamente la stessa. Ebbene, noi abbiamo parlato prima della Russia, abbiamo detto che
La Russia è comunque collegata al blocco, non solo all'Italia, ma all'impero che è da sempre stata connessa all'Italia, proprio perché ne ha scaricato i retaggi. Io, in un altro libro che è La virologia dello spirito, Il ritorno del Bonaparte, vado ad analizzare questi anche in un capitolo proprio speciale, proprio sulla Russia di Putin. E noi vediamo che l'archetipo di Cesare è stato incarnato perfettamente anche dal buon Vladimir. Ora, non vi voglio fare rievocare tutta la sua storia perché in parte, tra l'altro, anche la si conosce, ma quello che mi interessa che arrivi alle persone è che veramente, se noi andiamo a guardare il Novecento in particolare modo, no? Ma abbiamo visto che possiamo anche andare nei secoli addietro e le analogie. E veramente sembra passato assai poco tempo. Noi rivediamo le stesse, abbiamo rivisto in questi anni delle stesse dinamiche, le stesse dinamiche che sono accadute nel Novecento, ma con un'altra figura, che fu Joseph Stalin, a sua volta il Napoleone uno meglio dei Bonaparte, perché poi nel Novecento lo spirito del mondo ha avuto diverse incarnazioni, chiamiamole così, no? Diversi leader che erano uno contro l'altro, ma in un gioco complementare di tesi e di antitesi complementari. Se ne andiamo a vedere De Gaulle, Churchill, Benito Mussolini, Hitler e Stalin, e andiamo a guardare la loro vita, le loro biografie, troveremo delle analogie incredibili. Come se veramente fossero la matrice fosse la medesima, ma che si è diversificata con delle varianti, esattamente come i germi, no? E quindi ognuna adeguata per popoli diversi. Dopotutto pensiamo anche a uno che è stato un grande spauracchio, no, dei romani, Attila. Attila non era che il Cesare degli Unni, no? E difatti non bisogna stupirsi se in Italia abbiamo avuto appunto il Cesare, un nuovo Cesare che fu Benito Mussolini, e in Germania abbiamo avuto un nuovo Attila, no? Dopotutto, anche nel nome, a proposito di nomi, Attila in slavo antico, no? In realtà Attila è una latinizzazione, era Hitler, ed è assai simile ad Hitler. E abbiamo visto proprio come anche nei nomi proprio ci sia proprio, si sia secretato il loro fato. E proprio quando i tedeschi occupano l'Italia, e quindi dove appunto l'Italia ormai c'è la Repubblica Sociale di Salò, la linea gotica appunto, no? Quindi i Vandali sono tornati, no? Gli Unni sono tornati, che cos'erano i nazisti se non gli Unni? E quindi noi abbiamo nel Novecento abbiamo una rivoluzione francese ma in Russia. Un Robespierre che è Lenin, un nuovo Napoleone, un nuovo Cesare che è Stalin che subentra. Questa, la storia però va sempre va avanti, va sempre più veloce e quindi c'è stato un altro giro, no? L'impero zarista che era stato distrutto dalla rivoluzione bolscevica, quindi viene sostituito da un altro impero, da un altro regime, no? Il regime di Stalin, ok? Quindi viene sostituito Nicola II, lo zar Nicola II, viene sostituito quindi con un altro, con un tiranno, che appunto quale fu appunto Stalin? Stalin che si trova a dover gestire, a dover, al di là quindi dell'etichetta di tiranno, no? È certamente una persona che ha mandato a morte milioni di persone, quindi lasciamo da parte i giudizi di etica, non ci interessa dire buono o cattivo queste cose qua, le lasciamo ai film della Walt Disney. Stalin era chiamato appunto a rimodernizzare un paese, no? Un paese che era al collasso, un paese che anche lo stesso impero era in crisi proprio dopo la Prima Guerra Mondiale. Appunto ci fu poi la secessione appunto non, la, di uno dico, non dico la parola, ma insomma della nazione giallo-blu, perché sennò si innescano gli algoritmi. E quindi
Diciamo che la Russia viene colpita a fondo, no? Molti si approfittano proprio poi anche della rivoluzione interna per cercare, per molti intendo dire le potenze occidentali, in particolar modo gli inglesi, no? Che avevano armato anche i polacchi per poter attaccare appunto, i russi, no? Vedete che certe dinamiche ricorrono abbastanza. E insomma, quindi che cosa succede? Che Stalin traghetta, quindi ricostruisce sostanzialmente l'impero russo, che però non ha più, è stato purgato dai Romanov e dalla sua e dalla famiglia imperiale, esattamente come successe alla fine del 1700, no? Quindi con l'uccisione di Luigi XVI, no? E quindi il popolo che va al potere e che fa addirittura di peggio, no? Quindi stesse identiche dinamiche, e anche lì viene fatta una costituente, eccetera. Solo che la differenza fu che appunto lì c'era l'avvocato del popolo che era Robespierre e dall'altra invece abbiamo avuto Lenin. E che cosa succede? Scoppia poi dopo una guerra, no? E Stalin alla fine poi è costretto all'inizio, ha cercato in ogni modo l'alleanza con l'Occidente, in particolare anche con Hitler. Alleanza, e così noi abbiamo visto come la Russia abbia cercato in ogni modo di arrivare a patti con l'Occidente, no? E tollerando anche cose che non andavano tollerate, fino a quando si è arrivati appunto al colpo a tradimento. Così fece la Germania nazista, che attaccò la Russia anche in modo vigliacco, senza neanche dichiarare guerra, no? E si attaccarono poi dopo a un pretesto dicendo che erano i russi che avevano sconfinato e che stavano ammassando soldati sul territorio. E, anzi, pensate che addirittura lo stesso Stalin non credeva ai rapporti che gli venivano dati perché non poteva credere che Hitler, che avevano firmato il patto Molotov-Ribbentrop, non poteva crederlo, no? Che era stato violato e che quindi stavano in realtà avanzando. E quindi abbiamo rivisto la stessa identica situazione, ma prima di arrivare allo scoppio di una guerra, perché oggi, a mio parere, siamo nell'equivalente della seconda guerra mondiale, ma nel nuovo secolo, no? Abbiamo visto che cosa è successo in Russia. Abbiamo visto che praticamente quel regime sovietico che aveva soppiantato quello zarista è crollato per le stesse cause che portarono al crollo dell'impero zarista, no? Cioè per le diseguaglianze, per la censura, per la mancanza del pane. E quindi che cosa è successo? È successo che appunto il regime sovietico si era arrugginito, no? E ha avuto la sua ultima espressione, ossia in Gorbaciov che tentò con la perestroica di rendere un regime totalitario in un paese autoritario. Fu la stessa cosa che cercò di fare Nicola II, lo zar, quando cercò di ammorbidire la monarchia, una monarchia assolutista, quale era prima l'impero dello zar, a una monarchia parlamentare, quindi con una Duma e un presidente, diciamo, del consiglio, no? Solo che alla fine, quindi un passaggio da un regime totalitario a un governo autoritario. Ecco qual era il passaggio, ma non riuscirono a farlo. Non fallì, diciamo, questa cosa. Infatti poi Nicola II venne ucciso, lui e la famiglia. Gorbaciov, e poi ti restituisco la parola. Gorbaciov non venne ucciso perché non fu necessario, ci fu un golpe che addirittura fallì anche. Ma lui era nella sua tenuta estiva, venne però tenuto in ostaggio per 3 giorni. Quell'immagine lì distrusse comunque, quell'evento lì comunque distrusse l'estetica del potere del regime comunista. E quindi anche se comunque quel golpe fallì con poi dopo la commedia di Yeltsin che salì sul carro armato, no? E poi dopo, per far vedere appunto che, non che era l'uomo delle istituzioni, e poi dopo puntò il dito al congresso contro Gorbaciov, no?
Quindi furono quelle le immagini chiave che portarono poi alla defenestrazione di Gorbaciov e alla fine dell'impero dell'Unione Sovietica. E arrivò appunto, quindi abbiamo visto esattamente, quindi Gorbaciov, esattamente come Nicola II, no? Provarono a rendere più soft, diciamo, il loro regime, ma non riuscirono in questa impresa e vennero defenestrati, uno fisicamente, l'altro mediaticamente. Ed entrambi avrebbero passato il testimone a un qualcuno di più grande e di assai autoritario. Loro sì che sarebbero riusciti nella impresa. Uno era Stalin, appunto, che subentrò a Nicola II, e l'altro, dopo la mediazione appunto di Lenin, e l'altro che era Putin, dopo la mediazione appunto di Yeltsin. Considerate infatti che Stalin, tra l'altro, che si mangiò Lenin, mangiò nel senso che all'inizio erano vicini, no? Stessi membri del partito, ma poi dopo l'altro gli fece le scarpe, e così Putin era lo stesso uomo di Yeltsin, però abbiamo visto prendere una strada completamente diversa. Scusami, ho finito. No, sempre un piacere ascoltarti, 1:31 volata via. Quando ho parlato di maratoni non intendevo questa sera, che accade qualcosa, se ti riesci, come, a che punto siamo? Chiudo, no, no, ho finito veramente il primo tempo, no, scherzo, no, ci tenevo a dire appunto questo, che abbiamo visto proprio un rinnovarsi della ruota del tempo, no? In modo più veloce, in modo più dinamico, e per sapere che cosa accadrà, ecco, perché è quello che fondamentalmente vogliamo sapere, ma non per poter cambiare le cose, non si può. Se pensiamo sempre a Battiato, no? Alla canzone, forse mi pare l'ultimo album che ha fatto, c'è questa traccia bellissima che è "torneremo ancora, finché non saremo liberi, torneremo ancora", chiude così la canzone, no? È questa la storia, e questa è la ruota del karma. Finché non saremo liberi, torneremo ancora, e ancora, finisce la canzone di Battiato, no? Quindi torneremo a rivestire tutti i personaggi inutili di cui abbiamo detto, no? Quindi lo scopo è uscire da questa sceneggiatura, da questo copione, e adesso che i personaggi sono ancora più grotteschi, forse ci rendiamo conto, perché sai, se il film fosse figo, avesse attori fighi, no? Saremmo anche tentati di rimanere nel cinema. Ma non è così. E quindi lo scopo il fine della vita è quello di uscire dal copione, che è del karma, penso che sia quello. E noi lo possiamo vedere nel macro, guardando come praticamente siano sempre le stesse storie, no? Più rielaborate, con tempistiche diverse, no? Ma il pentagramma è lo stesso, identico. E quindi noi oggi ci troviamo nell'equivalente della Seconda Guerra Mondiale, stiamo per assistere al crollo di un impero, perché la storia, quando si ripete, cambia le casacche, no? Abbiamo visto, no? Che pensate proprio anche alla Russia, no? Cioè, quelli là, i bolscevichi, alla fine hanno costruito un qualche cosa che era esattamente quello che volevano distruggere, quello che hanno distrutto, quale era appunto la monarchia assolutista degli zar, no? Noi oggi ci troviamo in una nuova Seconda Guerra Mondiale, la prima è finita appunto al marzo 2022, proprio sullo stesso posto, ossia a Versailles, dove si sono riuniti tutti i più grandi parassiti del pianeta, esattamente come la prima guerra mondiale, e la Russia ancora una volta si è sollevata per porre un argine all'avanzata nefasta di un occidente ormai metastatizzato completamente dalle ombre naziste, e quindi finirà alla stessa identica maniera, ma a casacche inverse. Nel senso che questa volta il Reich, appunto, abbraccia completamente anche gli Stati Uniti d'America, e quindi saranno loro che faranno la fine dei nazisti. Quindi quello che è successo adesso, a mio modo di vedere, è stato un qualche cosa, anche se... Con la fine dei nazisti intendi assunto dalla NATO? I nazisti del Novecento. Come? No, dico, la fine dei nazisti intendi assunti dalla NATO. Sì.
Staremo a vedere anche il ruolo di Israele, ma non voglio farmi bannare proprio questa sera, che è stata una così piacevole serata, quindi non ti farò la domanda su Israele e l'appoggio a Zelensky, ce la risparmiamo, ma diciamo, dal vivo ne abbiamo discusso parecchio, anche gli eventi dal vivo, e fra l'altro proprio sabato a Roma abbiamo anche lanciato un Gianmarco Landi senza censura e senza sponde, quindi ero proprio liberato da tutto. Ma infatti guarda un po' che... c'ho un'amarezza per non essere potuto venire, avrei voluto anche sentirlo, vabbè che comunque dai, si censura poco e fa, diciamo, infatti, comunque si censura poco, mettiamo la di sera. E fa bene, esatto, non penso ci sia molta differenza. Va bene, allora, no. Amici in chat, se avete domande impellenti, perché 1:35 direi che è impegnativa, ma grazie di cuore che nell'epoca dei contenuti sempre più brevi, Davide Ramuno ha appena accennato l'argomento in 1:35-45 secondi. In dai, guarda che abbiamo fatto più di 2000 anni, comunque in 1:30. Abbiamo fatto più di 2000 anni con più o meno sempre 1000 persone contemporaneamente sì, durante questa live, quindi ci fa ben sperare anche sul livello di attenzione, la passione, l'attenzione e in qualche modo la voglia di capire, la voglia di unire i puntini che ha il pubblico di Facciamo Finta Che. Io direi una bella cascata di OM perché per celebrare questo momento, per farvi anche un po' i complimenti, siete una community fantastica e andiamo a piazzare questi OM in tutte le chat di tutti i canali, facciamo vedere, perché veramente di solito uno non dovrebbe fare i complimenti al proprio pubblico, però io lo penso davvero, proprio stima delle persone che ci seguono, perché sono delle gran belle persone. Più giriamo l'Italia, e fra l'altro non c'è stanchezza, non ci sono ore di macchine che tengano, anche quando poi in periodo estivo, sotto il sole, nelle code, viaggi interminabili con tutto lo staff caricato sulla mia macchina, 10-11 ore di macchina, e le facciamo super volentieri, perché poi bastano vedere dal vivo quegli sguardi, quei sorrisi, quegli abbracci e quelle splendide parole che ci dite ogni volta che ci incontrate, ragion per cui noi andremo avanti anche in luglio. A tal proposito, buon vecchio giovane Mesbet, abbiamo la grafica degli eventi di luglio o ci puoi raccontare qualcosa? No, li citiamo e allora nei prossimi giorni annunceremo sicuramente 24 giugno che l'abbiamo appena fatto, 15-16 luglio, Valcamonica, un'escursione, mi raccomando, già prenotabile, c'è il numero al quale potete scrivere. Luglio, Terme di Sorano, la vacanza alle vie del sogno, che è made in Cogerino, ma che noi patrociniamo volentieri. 26 agosto San Marino, intorno al 21 ottobre compleanno di Facciamo Finta Che, io dico intorno perché la data più super giù è quella, Davide ovviamente tieniti già più che prenotato, e poi c'è tutto un settembre dove siamo ricchi di appuntamenti che vi sveleremo poco a poco. Agosto abbiamo messo per ora solo San Marino, ma se qualcuno ha idee, suggerite, proponete, perché ci piacerebbe tornare nel nord-est tra agosto e settembre, perché abbiamo un po' di idee, perché abbiamo un po' di tour, abbiamo insomma un sacco di cose da dire e da bagliare un po' insieme. Quindi settembre sarà un gran bel mese. Adesso vedete ottobre, ma perché bene o male il compleanno di Facciamo Finta Che il mio compleanno sono equidistanti 6 mesi, e lì saranno le uniche due date dove sarò a Torino in conferenza. Poi ci saranno i tour della Torino esoterica, della Torino egizia, ma di questo poi ne parleremo durante l'anno. E un abbraccio a tutto lo staff che veramente non manca un colpo, che mi segue, vi segue veramente ovunque, in lungo e in largo per l'Italia, ok? Quindi vediamo un pochettino. Ci chiedono anche una tappa al sud, per ora anche insieme a Victor e un po' di amici che sono venuti anche a trovarci a Roma, si pensava, ma non sappiamo come, dove, quando. Fate sentire anche la vostra presenza, perché il punto più lontano che abbiamo raggiunto è stato Roma, ma merita di andare oltre, o Puglia o Napoli. Diteci voi, fate sentire la vostra presenza anche su Facciamo Finta Che Telegram, Facebook, in chat, nei commenti, diteci un po' le città in cui c'è una maggior presenza di OM e di gente che ci segue. Fra l'altro, usare l'OM viola anche nelle altre chat permette in qualche modo di incontrarvi e riconoscervi anche fra di voi, e magari cominciare a parlare, a fare amicizia
perché proveniamo tutti da questo canale che ormai è quasi a 3 anni di attività e ne siamo veramente orgogliosi anche delle relazioni, le amicizie, gli amori, le collaborazioni, le attività lavorative che nascono tra persone che seguono questo canale, quindi si hanno veramente tante cose in comune. Davide, vuoi aggiungere qualcosa in conclusione? Due cose, no, scherzo, no, quella dicevi sugli eventi nel sud, stiamo pensando di ingaggiare delle controfigure, proprio dei sosia, visto che vanno di moda i sosia ultimamente, però di Mesbet, perché sennò non ce la fa a fare tutto il tour, non ce la fa a reggere tutti questi ritmi. E quindi questa è la prima doverosa. No, la seconda, perché ho letto prima una domanda su Annalisa, mi pare fosse, cioè che cosa mi aspetto per il futuro? Beh, diciamo che l'ho già detto fondamentalmente, no? Cioè il crollo dell'impero, come? Diciamo che secondo me, visto che tutti pensano che sia una commedia, ed è vero che è una commedia, no? Abbiamo visto, ma non come la gente intende, perché è una commedia tragica, ogni volta è più tragica, no? Abbiamo visto che cosa hanno potuto fare in un anno e mezzo. Hanno seminato morte come nemmeno in 2 guerre mondiali è stata seminata così tanto morte in quell'anno e mezzo. Noi abbiamo visto come l'Unione Sovietica, o meglio, non abbiamo visto perché abbiamo visto la storia con gli occhi e le lenti a stelle e strisce, no? Però diciamo che avremmo dovuto vedere che comunque l'impero sovietico è crollato dopo Chernobyl, dopo l'86, fu quello uno smacco per l'immagine e per il marketing dell'Unione Sovietica, perché quello provava, falsamente aggiungo, che quindi era un sistema fallimentare, diciamolo così, no? Dove è successo Chernobyl? Ecco, in Ucraina, no? Ecco, alla luce di quanto è accaduto a Zaporizhia, o scusate se non la pronuncio come si deve, cioè che già dall'anno scorso hanno tentato di far saltare quella centrale nucleare, e anche adesso la distruzione della diga era propedeutica a un attacco alla centrale, no? Quindi al sistema di raffreddamento. Deve farci capire che chiaramente parliamo appunto di nazisti, pazzi, folli, e beh, nel Novecento le armi atomiche le utilizzarono gli americani, no? Quindi gli avversari dei nazisti, e quindi questa volta potrebbero non usarle gli americani, ma gli altri, gli avversari appunto, no? Perché quello che è successo adesso in questi ultimi 3 giorni è stata una commedia, ma non come credono alcune persone, perché quello è stato veramente un tradimento, perché pensate, un paese così grande che era esposto comunque in una guerra e che a un certo punto si trova il suo battaglione di punta che appunto punta contro la capitale, e c'è stata una trattativa di 8 ore, quindi non poca roba, e dove questo cosiddetto leader che ha provato la scalata, no? Ha provato la scalata al potere, anche perché nel 2024 ci saranno le elezioni non solo negli Stati Uniti d'America, ma anche in Russia, no? E gli è andata male perché appunto Gorbaciov ormai aveva un impero allo sfascio, mentre invece Putin l'ha ben consolidato, quindi parliamo di due situazioni completamente diametralmente opposte, no? E il paese si è stretto intorno al leader, quindi dal punto di vista politico-militare Putin ne è uscito molto più forte, ma dal punto di vista mediatico no, perché quello che è successo è una crepa molto importante, perché il mondo ha visto che comunque la Russia non è unita, no, non è unita nel senso che ha avuto dei traditori interni al proprio paese e delle fazioni che probabilmente, ripeto, gli è stato consentito, ecco, di venire fuori, anche perché Putin aveva già previsto l'integrazione della milizia appunto di Wagner,
all'interno delle logiche e delle autorità statali, no? Quindi probabilmente il non volersi integrare ha portato più la vittoria sulla cosiddetta controffensiva e l'egomania da cui era affetto il leader di Wagner, ha portato a coltivare delle ambizioni politiche probabilmente anche fomentate da qualche occidentale, no? Qualche governo occidentale. Perché quello che mi ha fatto venire i brividi non era tanto la marcia, ma il fatto che a un certo punto Prigozhin abbia utilizzato le stesse parole di leader di Occidente, no? Cioè sul fatto che era colpa della Russia, non della NATO, eccetera, eccetera, eccetera. Questo non si può giustificare, si possono giustificare gli insulti e tante altre cose, ma lui a un certo punto ha ripetuto lo stesso copione, tra l'altro dalla stessa persona che è andata a far guerra a questa gente qui. Cioè, quindi capite proprio l'assurdità della situazione. Ecco, questo è stato uno screzio che ha infangato comunque l'immagine della Russia e che verrà utilizzato, a mio modo di vedere, in questo caso. Verrà utilizzato è già stato utilizzato dalle cancellerie d'Occidente per dire che per usare questo come prova, no? Che quindi in Russia c'è un dittatore, no? E addirittura alcuni giornali hanno titolato: beh, almeno ci ha provato, no? Bravo, almeno ci ha provato. Quindi quello che il giorno prima era un mercenario, sanguinario, eccetera, per un attimo è diventato un freedom fighter, no? Un combattente della libertà, no? E quindi questo invece, quindi sì, dal punto di vista adesso politico e militare, Putin è uscito più forte, ma non dal punto di vista mediatico perché è stata infangata l'immagine del paese. E quindi che cosa può voler dire? Che gli altri ci proveranno a infilarsi in questo varco e far cadere la colpa a quello che è appena stato dipinto agli occhi dell'opinione pubblica occidentale, perché è una guerra che si combatte sull'informazione, dare la colpa al cattivo tiranno russo, no? Perché comunque tutti hanno visto, hanno sentito adesso parlare di questo tentato golpe. Ecco, quindi questa cosa qua secondo me è molto pericolosa, molto più pericolosa del golpe stesso, che è stato fermato subito, no? Ma gli strascichi che avrà questa cosa nell'opinione pubblica occidentale, autorizzerà, a mio modo di vedere, a tentare l'ultima carta disperata proprio per colpire la Russia. E quindi, secondo me, stanerà definitivamente l'orso, che quindi sarà costretto a fare l'unica cosa che può fare per continuare ad esistere. E quindi niente, chiudo il discorso qua e vi Di ringrazio per già, avermi. ma Sì. dai, stavamo cominciando a scaldare. Chat, cosa ne pensiamo? Niente. Cioè, Mesbet è fortunato perché non posso vederlo, perché se no avrebbe messo A me ai sbette l'ho già Ray-Ban via, con la specchi, macchina è in andato via. doppia P. Oh, Infatti su InfoJob c'è veramente il sosia di Mesbet che stiamo cercando, quindi. va bene, allora Davide, tieniti pronto che ne vedremo delle belle. In questa estate un po' di turnover con i nostri. Ti dico solo che hai fatto svenire anche Shiva qui alle mie spalle, ma è solo perché è l'ora tarda. Ecco, non l'ho messo per oggi, non sono un grande scenografo, però vabbè, mi perdonerete. Allora, amici, grazie di cuore per essere arrivati fin qui. Super prova fedeltà essere arrivati a 1:48 di questa splendida lezione, però ci tenevamo a farla una unica, perché alle volte spezzettare lascia quel non so che, invece così anche magari a pezzi potete recuperarla. Molti mi dicono che riescono a riascoltare le nostre puntate poi dopo, in nottata, a qualcuno concilia anche il sonno, qualcuno che c'è la compagnia mentre guida, nei viaggi, quindi veramente proprio un bel gruppo di persone. Più vediamo il mondo al di fuori, più capisco quanto è importante e quanto è da tutelare la realtà e il mondo che si sta creando grazie all'energia di tutti quanti voi. Quindi, più vediamo il sistema e chi vorrebbe farne parte o ne fa parte inconsapevolmente, più apprezzo Davide, Mesbet, tutto il nostro staff, tutti i fedelissimi veterani, tutti coloro che ci scrivono, perché è un duro lavoro quello di rimanere centrati, è una maratona. C'è chi può ingannare nei 100 metri, c'è
c'è chi può vendersi bene, indossare una maschera nel breve periodo, ma il tempo è sempre galantuomo, quindi di questo ne sono veramente sicuro. Grazie di cuore Davide, una bella ondata di home finale in chat, vi aspetto su tutti i social possibili immaginabili e veramente condividete queste puntate con chi pensate possa esserne interessato, solo con chi se lo merita, non solo veramente con chi può apprezzarlo. Alle volte anche vantiamoci, tiriamocela un pochettino che noi non siamo come gli altri, a noi piace passare una serata anche a parlare di queste storie che avrebbero dovuto raccontarci a scuola, ma che sì. Noi in realtà vale doppio perché ce lo conquistiamo, quindi non è un qualcosa che ci viene dato dall'alto, ma ce lo siamo conquistati. E tutti coloro che guardano queste puntate, sappiate che alle volte qualcuno dice: ho trovato un tuo video per caso. Io dico: il caso non esiste, sei esattamente dove dovresti essere, dove hai progettato e programmato di essere. Grazie Davide, grazie a tutti quanti voi. Vi aspettiamo live e cominciare da domani sul canale Gianluca Lamberti, già dalle 21:30 per un Gianluca Lamberti Show insieme. Grazie. Come scrisse George Orwell, chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato. Facciamo finta che è il canale YouTube ideato e diretto da Gianluca Lamberti. Sono 4 i nuovi video ogni settimana. Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Alle 21:30. In diretta. Sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione. Facciamo finta che è presente su ogni social. A te basterà seguirci.